Buonasera e bentornati nel salotto di Dopocena. Oggi parleremo della prima farroteca in Italia ad essere stata contemporaneamente un punto vendita interamente dedicato al farro e anche un ristorante. Sapete benissimo che il farro è un antico cereale che risale a più di 5.000 anni fa e che, pensate, imbandiva anche le tavole dei faraoni. Do il benvenuto ai miei ospiti, a partire da Lea Luzzi, titolare della farroteca Monterosso di San Lorenzo in Campo, e Veronica Ceccomarini, dipendente della farroteca. Buonasera. Buonasera. Signora, come mai avete deciso di puntare su questo prodotto dalle origini antichissime? Ma è stata una mia curiosità, mi è capitato questo seme in azienda, io sono un agricoltore e ho voluto farne qualche cosa. La prima operazione che ho fatto è stata la selezione del farro. Sono ritornata al triticum di cocco come puro dopo 10 anni di selezione. E dopo questa mia operazione il Ministero ci ha concesso il brevetto vegetale del farro, che si chiama Monterosso di Coccum. Ecco, infatti ci sono varie tipologie di farro. Sì, ci sono tre tipologie di farro. Noi abbiamo questo triticum di cocco in purezza, che non ce l'ha nessuno, e dal quale ne viene fuori una pasta molto buona, perché una semola di grano duro mantiene la cottura e anche una sapidità molto eccellente, insomma. Ed avete inaugurato questa farroteca nel 2003, se non sbaglio. Sì, abbiamo fatto 10 anni l'anno scorso e abbiamo fatto una favolosa festa in giardino che si vedrà sul video. Sì, si vedono delle immagini meravigliose. Sì, molto bella, hanno partecipato tanti nostri amici, è stata una riunione molto simpatica. Anche perché voi producendolo, quindi possiamo dire che è proprio un prodotto a chilometri zero, perché lì si produce e lì si mangia. Sì, lo produciamo tutti in azienda, abbiamo tutti i macchinari per la trasformazione, perché i macchinari sono un po' complessi, ci vogliono come quelli del riso, dato che c'è una pelle coriacea da buttare, e poi abbiamo il mulino a pietra, e arrivata la farina facciamo fare da 3 specializzati pastifici la nostra pasta, sia la corta che le tagliatelle che la lunga. Ecco, il farro, il triticum di Coccum, mantiene questa parte, diciamo, esterna, l'involucro, per cui ha bisogno di una fase in più di lavorazione. Sì, come il riso. Come il riso, quindi abbiamo dei macchinari fatti molto bene, un stabilimento che ci fa questo lavoro. Per avere un prodotto finito, quanto dura questa lavorazione? Beh, il nostro è una lavorazione artigianale, non è una cosa industriale, quindi ci vogliono giorni per fare 100 quintali di prodotto, ci vuole 4-5 giorni. Però insomma, di qualità, lo dobbiamo dire. Sicuramente di qualità, perché le prendiamo dai nostri silos che sono ventilati a freddo, quindi senza aggiunte di medicinali, e ogni volta che pastifichiamo trasformiamo il prodotto in natura a prodotto finito. Ecco, quindi un posto in cui è possibile sia pranzare che cenare. In farroteca, sì, non in farroteca, nell'azienda. Assolutamente. Sì, certo. Beh, direi di sì. Abbiamo fatto questa farroteca e dove i nostri amici, i nostri clienti vengono e sono tutti molto soddisfatti, perché la nostra cucina è una cucina tradizionale, l'olio è il nostro, i salumi sono d'azienda. Ecco, quindi non producete soltanto farro. Sì. Un mangiare molto sano e tradizionale e anche sfizioso. Il farro oltretutto ha tantissimi benefici. Sì, ha tantissimi benefici perché ha molto ferro, molto calcio, e poi per i diabetici si può mangiare quasi a volontà. Diciamo un po' chiunque, sì, no? A parte sì, celiaci. È un bassissimo tasso glicemico, anche per gli sportivi. Sì, è consigliato molto, viene inserito nell'alimentazione. Sì, abbiamo fatto anche un esperimento, un medico sportivo ha fatto un esperimento su 70 ragazzi, di cui 3 medaglie d'oro, per 3 mesi hanno mangiato il nostro prodotto e abbiamo una relazione molto soddisfacente. Ecco, quindi gli è servito, insomma, gli ha fatto particolarmente molto, bene questo molto, farro. Sì.
Ecco, quali sono i piatti che cucinate? Beh, tutte le nostre paste sicuramente, poi le nostre insalate di farro che sono veramente eccezionali, poi facciamo dei tortini, facciamo la piadina, la pizza. Ecco, quindi le crostate. Può essere utilizzato in tanti modi. Sì, in tanti modi. Quindi a partire dagli antipasti. E poi i dolci sono squisiti. Anche i dolci sono buonissimi. Sì. Ecco, quindi sarebbero proprio da provare, quindi e io le invito a venire in Farroteca perché per noi è un onore, ma per lei sarà un piacere. Assolutamente. Qua davanti a noi abbiamo appunto la pasta che voi producete, sì, e anche delle particolarità. Quali sono gli ingredienti? Farina e acqua. Farina 100%. Triticum di cocco e Monterosso Select. Ecco, noi non compriamo farro, lo seminiamo e trasformiamo tutto quello che noi abbiamo seminato. Dicevo prima che l'unica controindicazione è per i celiaci, perché no, i celiaci non è sopportato dai celiaci. No. Ecco, un vero peccato, perché e poi io scommetto che non tutti hanno assaggiato insomma primi, secondi antipasti dolci, tantomeno con il farro, perché è un prodotto che è anche forse poco conosciuto, sì, rispetto al grano, ad esempio. Perché secondo lei è meno utilizzato e meno conosciuto? Beh, perché il raccolto è molto più esiguo di quello del grano, poi c'è queste lavorazioni che sono anche costose, perché ci vogliono degli stabilimenti apposta per trasformarlo. Quando... Sì, quando viene la semina e quando la semina matura? Viene quasi contemporaneamente con il grano a novembre, il raccolto viene appena dopo novembre, le tecniche culturali sono uguali a quelle di tutti i cereali, soltanto che vuole pochissimo concime o anche niente. Ah beh, proprio così. Perché è una pianta molto, è una pianta primitiva, che non c'aveva il concime allora, c'aveva solo la terra. E anche le erbe, gli infestanti sono poco, l'aggrediscono poco perché prende molto spazio, quindi vince lui sulle erbacce, sulle cattive erbe. Signora, mi racconti nel dettaglio anche qualche altra caratteristica di questa pasta che producete? Beh, la pasta è trafilata al bronzo, quindi è più fregiata perché prende più sugo nella... dopo la cottura. Quindi c'è un sapore maggiore, maggiore, più gustosa. E poi abbiamo due prodotti nuovi che sono le tagliatelle e le lasagne, che sono senza uovo, quindi anche per persone che non possono mangiare l'uovo, o adesso ci sono anche molti vegetariani, sono intolleranti, eccetera. Sì. E sono molto buone. Da quanto tempo producete anche questi due nuovi prodotti? Saranno 4-5 mesi. Quindi un'edizione, una novità, no, 2014. Novità, sì, 2014. E consiglierei tutti di provarli con il pesce, perché la nostra pasta con i sughi a base di pesce è ottima. Sai che ti avrei detto il contrario? In realtà non è così. No. Quindi è preferibile accostarlo con il pesce o con le verdure. Ecco, forse perché il sugo in quel caso, cioè la pasta prende ancora più sapore? No, perché la pasta ha un sapore suo e quindi non ha bisogno di sughi molto importanti. Coprirebbe proprio qualche copre sapore. Suo, anche per esempio l'insalata di farro, condita con olio e dei pomodorini, è squisita, purché l'olio sia buono. Invece se lei fa un'insalata di riso ha bisogno di molti ingredienti perché sia accettabile nel mangiarla. Ecco, ci racconti anche qualche segreto della cucina, di qualche ricetta che preferiscono quando vengono a trovarvi? Beh, le nostre lasagne sono molto gradite, sono molto richieste. Quelle che vanno per la maggiore, quindi? Sì, e anche le tagliatelle sono molto richieste, però tutte le nostre paste sono buone, perché gli spaghetti con il pesce, per esempio, sono squisiti. Ecco, ci parli anche dei dolci, perché prima ho visto passare una fotografia, una slide che abbiamo con tantissimi dolci che voi preparate. Sì. Solo a vederli ci viene l'acquolina in bocca. Eccola qua, perché appunto, come dicevo, anche con il farro possono essere realizzati. La crostata viene benissimo, la crostata è buonissima. Che poi anche nei prodotti, non nei locali tipici, insomma, è sempre... Una caratteristica anche avere questo dolce come finale, no? Sì, come finale. Poi facciamo proprio tradizionale. La condama. Che noi, oltre che la crostata, la signora fa anche la confettura, quindi è proprio tutta una cosa in casa.
Ecco, ma dove hai imparato tutte queste ricette? Guardando programmi in televisione? Ma forse sono le ricette di mamma. Ecco, quindi tutta questa passione che è stata tramandata. Sì. Magari anche provare, riprovare, accostare abbinamenti diversi. Sì. Poi dopo è un gioco, no? Come tutte le cose. Certo, poi se vedi anche i clienti soddisfatti vuol dire che il lavoro è quello giusto. Anche ieri abbiamo avuto, ieri era il 1° maggio, abbiamo avuto molti clienti, ci hanno tutti ringraziato. Perché sono stati benissimo. Eh sì. Ci racconti anche di qualche altro piatto? I secondi, ad esempio, no? Visto che siamo già andati sul dolce e sulla pasta. Beh, i secondi facciamo della carne, no? Facciamo la tagliata che è buonissima, abbiamo anche i polli della nostra azienda. I secondi sono diversificati, insomma, da quello che è però il nostro prodotto. Però per chi non mangia la carne facciamo anche degli ottimi tortini. Degli ottimi tortini. Con le zucchine, con il radicchio, sempre abbinato la maggior parte delle volte con le verdure. Ecco. A seconda della stagione. Certo. Quindi anche prodotti stagionali, rigorosamente stagionali. Sempre stagionali. Beh sì, decisamente un mangiar sano 100%. Cioè, altrimenti si rovina tutto il beneficio del farro. Quindi il sapore, il gusto e il benessere sono in questo caso, nel vostro caso, un mix perfetto per poter... La cucina contadina di una volta. Che dovrebbe ritornare, soprattutto per i bambini, per tutti, indipendentemente per tutti. Per un'educazione alimentare, anche perché mangiare la zucchina a dicembre comunque sia è fuori stagione e conterà forse sicuramente non ha il sapore di quella nostra, esatto. Della primavera. Certo. Probabilmente conterrà anche magari dei prodotti che non vanno bene per quella stagione. Quindi sano è la parola d'ordine alla farroteca. Quello che dicono anche i nutrizionisti. Insomma. È vero. Quante persone ci sono a lavorare in azienda? Le fasi sono tante della lavorazione, poi come diceva lei non è un industriale, quindi... No, siamo 7-8, a volte d'estate di più. Molto affiatati, insomma, sono quasi tutti familiarizzati. Certo. E quindi possiamo definirla un'oasi del gusto, praticamente, questa farroteca. Sì, io mi ci diverto veramente, è un divertimento, anche perché incontro molte persone interessanti. In genere chi viene a mangiare da noi sono persone un po' diverse da quelle del ristorante, della pizzeria, capito? Quindi a me piace molto questo lavoro. Quindi crede di avere puntato sul prodotto giusto? Sì, un prodotto che è sano e buono a mangiare. Alcuni hanno una certa ritenzione per il colore, ma i giovani per esempio questo non lo hanno. Da noi vengono molti giovani. Forse sono le tradizioni che frenano un pochino. Quindi allora ricordiamo a tutti di venire a provare questi prodotti, questi piatti davvero tipici del territorio marchigiano. Ecco, oltretutto le signore è anche titolare di Borgo Roncaglia. Sì, un bellissimo borgo che è gemellato, diciamo, con la farroteca, perché chi viene a abitare nel nostro borgo può venire benissimo a mangiare da noi, quindi... C'è una sorta di collaborazione per il borgo, che poi le persone vengono appunto in farroteca. Ecco, ci racconti, chi può venire in questo borgo? È aperto a tutti? In quali stagioni? È aperto tutto l'anno. Borgo Roncaglia è aperto tutto l'anno. Sono dei splendidi casolari rustici, ristrutturati, tutti con la cucina, quindi sono tutti autonomi, con posto auto, giardino... E si può venire sia per le vacanze estive sia per un semplice weekend, non è obbligatorio la lunga insomma prenotazione. Ecco, abbiamo anche hanno delle tutti immagini. L'uso gratuito della piscina, ci sono delle immagini che sono tutti... In un posto meraviglioso, molto tranquillo, poi essendo indipendente, autonomo. Per gli amanti della natura è proprio un bel perfetto. Posto, sì. Ecco, quindi basta prenotare, eccole qua le immagini, ce le abbiamo qua. Sì. Basta chiamare il numero in sovraimpressione, che quindi si potrà trascorrere un po' di tempo in relax, in un luogo tranquillo, a contatto con la natura, e può essere anche una bella occasione per poter mangiare il farro, perché come dicevo prima è un prodotto un po' insolito, non e è visitare giorni, i nostri paesi che sono bellissimi, che sono bellissimi, ha ragione anche signora. Poco conosciuti magari.
È vero, assolutamente. Quindi mi raccomando, perché venire, signora, lo faccio dire a lei, perché venire ad assaggiare il farro? Perché è un piacere, è una cosa diversa, ma è un piacere. E soprattutto anche genuina. È genuina, sicuramente quella è genuina. Prodotti di qualità, sì. Come diceva lei prima, la pasta, non solo perché producete anche olio e quant'altro, sì, sì. Quindi si mangerà sicuramente sano, sì. Sano, che il giorno d'oggi manca. Lei deve provare e poi lo ridirà in televisione. Poi i nostri ospiti, volendo, possono venire anche a visitare l'azienda, quindi... toccano potete, con mano, potete far vedere direttamente come avviene, quindi... anche perché l'azienda è a un chilometro dalla faroteca, dal giardino si vede. Benissimo, io vi ringrazio per essere stati nei nostri divani rossi e mi raccomando, andate ad assaporare questi piatti tipici del territorio marchigiano e non solo, nella farroteca Monte Rosso e perché no, magari trascorrere anche un po' di tempo di relax a Borgo Roncaglia. Grazie davvero per essere stati grazie ai nostri ospiti. Grazie a lei. Ringrazio anche i nostri telespettatori per averci seguito e arrivederci alla prossima puntata.